Non è stato un Milan da magiche giocate, ma Ancelotti ha ottenuto il successo che cercava per non perdere contatto con le prime. Abbiamo per fortuna attraversato un periodo delicato con tanti infortuni, con la sconfitta di Roma, e questa squadra ha trovato il carattere per riuscire a vincere col Verona, col Lecce. A decidere la sfida una rete di José Mari al 32esimo della ripresa, quando il risultato sembrava rigidamente bloccato sullo 0-0. Una torsione dell'ex attaccante dell'Atletico Madrid su punizione di Pirlo ha messo fuori causa Chimenti. José Mari al microfono di Marcello Favale. Mancano tante partite, tanti punti da disputare, la stagione è ancora lunga e speriamo di continuare a segnare e soprattutto continuare a vincere col Milan. Una partita non entusiasmante che il Milan, privo di elementi importanti, ha interpretato meglio nella ripresa che nella prima frazione. Il Lecce tatticamente è stato perfetto, Cavasin ha schierato in avanti il solo Cimirotic per le assenze dello squalificato Cevanton e dell'indisponibile Vugrinec. Il Lecce ha chiuso ermeticamente tutti i varchi, ha blindato le corsie esterne ed il Milan, poco mobile ed agile, non trovava spazi. Non li trovava Serginho, schierato perché Contra per la nascita del primo figlio era rimasto a Milano. Il brasiliano, contenuto efficacemente da Giorgetti, avrebbe dovuto puntare l'uomo, andare sul fondo, invece nulla. Si vedeva pochissimo anche Shevchenko, ben controllato da Silvestri. Il Lecce nel primo tempo, su calcio d'angolo, ha insidiato Abbiati con Colonnello. Trovare delle occasioni così importanti come abbiamo trovato noi contro una squadra come il Milan e non riuscire a portare a casa punti è evidente che non fa piacere. Non fa piacere soprattutto, ripeto, per la classifica. Nella ripresa il Milan è entrato in campo più determinato, ha cercato la profondità. Serginho, che poco dopo è stato sostituito, ha avuto uno spunto dei suoi, ma Chimenti è stato bravissimo. L'infortunio di Giorgetti, elemento in grado di far salire la squadra, ha limitato il Lecce, che ha avuto difficoltà a proporsi in fase offensiva. Ci si avviava allo 0-0, ma la rete di José Mari ha orientato l'incontro in direzione Milan. Il Lecce ha faticato, non si è rassegnato. Tonetto avrebbe potuto pareggiare firmando il gol dell'ex, ma una zolla lo ha tradito facendogli colpire la palla con lo stinco. Simone è entrato nel secondo tempo, ha preso il palo, Abbiati si è fatto trovare ancora pronto su una perfida conclusione di Savino. Il Lecce sperava di raggiungere il Milan sull'ultimo angolo, ma Rodomonti ha fischiato la fine, il tempo era scaduto.